Nella vita della natura c'è un ruolo che è creativo di umanità, quello del genio. Il genio è un carisma eminentemente sociale più acuto degli altri e gli uomini si sentono più espressi nella sua creatività che se si mettessero a esprimersi da soli. Così noi sentiamo le nostre malinconie meglio espresse dai ritmi di Chopin o dai versi di Leopardi che se noi stessi ci mettessimo ad articolare note e parole sull'argomento. Per esempio, siamo malinconici, tu ed io? Mettiamo su un disco di Chopin. Arriva un terzo amico, anche lui malinconico, che sta fischiettando un'arietta triste inventata da lui. Appena comincia Chopin, l'amico tace, perché Chopin esprime la tristezza che ci accomuna molto meglio dell'aria fischiettata estemporaneamente. Avevo sentito decine e decine di volte la goccia di Chopin, perché piaceva molto a mio padre. Il primo ascolto del pezzo mi imponeva la suggestività della musica in primo piano, ma dopo decine e decine di volte che lo avevo ascoltato, una volta, improvvisamente, ho capito che non avevo compreso niente di quello che era la goccia. Infatti, il vero tema del pezzo non era la melodia immediata. L'ascolto istintivo del pezzo non faceva emergere la sua verità. Il suo significato vero era una cosa apparentemente monotona, una nota sola che si ripete continuamente dal principio alla fine. Ma quando un uomo si accorge di quella nota, è come se il resto diventasse simile alla cornice di un quadro. Il quadro è fatto tutto di questa nota. E l'io è come percosso da questo sentimento dominante. Quel giorno ho capito di che si trattava e ho detto a me stesso: così è la vita. Il brano di Chopin è bellissimo perché è simbolo della vita. Nella vita domina l'istintivo, l'immediato, il facile, il travolgente. E invece la vita sta al di là della musica in primo piano. La vita è una nota sola dal principio alla fine, da quando si è fanciulli a quando si diventa vecchi. Quando uno si accorge di questa nota, non la perde più, non può più perderla. Resta come una fissazione, ma è la fissazione che fa il saggio, il sapiente, l'intelligente. Quella fissazione è il desiderio della felicità. Quella è la nota che dal principio alla fine domina e decide del significato di tutto il brano di Chopin, che decide dal principio alla fine cos'è la vita dell'uomo, sete di felicità. Qualunque cosa ti piaccia istintivamente, ti attiri, desideri, al momento ti fa lieto, ma dopo passa. Ma c'è una nota che rimane intatta nella sua profondità e nella sua semplicità assoluta, la sete di felicità. Quella è la nota della vita. La fantasia di colori e di forme in cui la vita si esprime diventerebbe una cesta di stracci senza origine, senza scopo né significato per chi non percepisce questo. La sete di felicità, il destino di felicità, si può per breve tempo dimenticare, ma ritorna come l'urgenza senza la quale l'uomo non può vivere. Occorre che quella nota sia riconosciuta da noi in noi stessi, perché è come un brano di musica che ha come tema quella nota,
anche se le cose che più ci colpiscono sono quelle più superficiali, il piacere immediato, la riuscita immediata, l'impressione immediata, l'istintivo. Quella nota distrugge continuamente l'istintivo e impedisce che tu ti arresti, perché l'istintivo dell'amore, della bellezza, del gusto, del lavoro, della riuscita ti fossilizza, ti impietrisce. Al contrario, quella nota che sbriciola le pietre, muove tutta la realtà del tempo e della nostra vita, è quella nota che la muove come l'acqua del fiume muove i ciottoli, come il mare muove la sabbia. Per questo, tutte le domande che l'uomo può fare, tutte le attese che può avere, vanno a finire in questa nota. La sete di felicità.
Si studia bene quella musica che entra come per osmosi nel proprio animo e non quella che si studia a bacchetta, do, re, mi, fa, sol. Che strada lunga, che itinerario pieno di sassi deve percorrere il 99% della gente per arrivare alla tenerezza della flessione musicale del vivere e quindi della percezione di sé e dei rapporti di cui il concerto numero 20 per pianoforte di Mozart è l'esempio più grande che abbiamo nella storia. Ma da dove nasce questo sentimento di sé e dell'esistenza così ardente, vivo e nello stesso tempo così commosso? La bellezza è nesso tra il presente e l'eterno, per cui il presente è esperienza iniziale dell'eterno, attraverso cui il gusto della vita incomincia a palpitare di nota inconfondibile, la nota del permanente. Nella vita non c'è niente di più intenso che l'attività di uno che, con la faccia spalancata, guardi un quadro o un volto che gli piace. Non c'è niente di più entusiasmante, di più teso, più vibrante, cioè di più attivo. Credo che la creazione artistica dipende da questo. È una faticosa risultante di questo, perché moralità è tendere a. Tendere a vuol dire affermare un tu. È solo per una presenza gioiosa che il nostro cuore diventa a sua volta gioioso. Da soli la gioia non può fiorire in noi. È questa la tensione interiore che vibra nella melodia di Mozart, così affascinante, così toccante, così umana e divina, perché canta una speranza che non muore.
Thank you.
Thank you.
Ricordo ancora lo struggimento dell'istante in cui la prova dell'esistenza di Dio è diventata un'evidenza carica di significato della mia vita. Ero in seminario e frequentavo il primo liceo classico. Durante la lezione di canto, il professore era solito spiegare la storia della musica facendoci ascoltare alcuni dischi. Quel giorno, il disco a 78 giri incominciò a girare e d'improvviso il canto di un tenore allora famosissimo ruppe il silenzio della classe. Con una voce potente e piena di vibrazioni, Tito Schipaon cominciò a cantare un'aria del quarto atto della Favorita di Donizetti. Quando il bravissimo tenore intonò «Spirto gentil nei sogni miei», al vibrare della primissima nota, io ho intuito, con struggimento, che quello che si chiama Dio, vale a dire il destino inevitabile per cui un uomo nasce, è il termine dell'esigenza di felicità, e quella felicità di cui il cuore è insopprimibile esigenza. Appena udito Spirito Gentil, in quel preciso istante della mia vita, per la prima volta io capii che Dio c'era, e quindi che non poteva esserci niente se non c'era il significato, che non poteva esserci il cuore se non c'era il traguardo del cuore, che è la felicità. Il cuore dell'uomo, l'io umano, è esigenza di felicità. La prima parola che il cristianesimo dice è questa: se non si parte da questo, non si può capire più niente del resto. In quella prima liceo, in quel timbro di voce, avevo percepito il brivido di qualche cosa che mancava alla mia vita. C'era qualcosa che mancava e che non avrebbe trovato appoggio, compiutezza, risposta da nessuna parte. Eppure il cuore esige una risposta. Non vive che per essa. La dignità dell'uomo è indicata dalla parola felicità. C'è qualcosa di più intenso da sperimentare che il dire seriamente la parola felicità? Non posso dire che in quell'ora di musica in prima liceo capii esaurientemente il nocciolo della questione, ma ne ebbi il presentimento, come quando si ha in mano un seme e si presente che esso può crescere fino a diventare un grande albero. Che cosa significasse quel brivido l'avrei capito lentamente con gli anni che passavano, avendone avuto la sorpresa quasi quotidiana. Solo il tempo, infatti, fa capire che cos'è il seme e che cosa ha dentro. La prima volta che si vede il seme non si può capire che cosa contenga. Solo se se n'è già visto lo sviluppo si può capire che cos'è. Così fu per me quel primo istante di brivido in cui ebbi la percezione di quello struggimento che definisce il cuore dell'uomo quando non è distratto da vanità che si bruciano in pochi istanti. Tutto era appena appena adombrato, ma quando l'anno successivo il mio bravissimo professore di filosofia ci lesse l'inno alla sua donna di Leopardi, avvenne un passaggio di conferma improvvisa che dilatava, oltre che confermare in me, l'impressione che avevo ricevuto dall'ascolto de La Favorita di Donizetti. Il successivo sviluppo della mia coscienza religiosa è stato tutto influenzato da quell'esperienza che ebbi in prima liceo. Quel primo impatto fu la comunicazione di un brivido inevitabile che rese vero il mio soggetto nell'istante, cioè il mio io,
la mia persona com'è. Sete di felicità, pur nell'incerta risposta, anzi, nella risposta incapace di sostenersi se tratta solo della carne. Eppure proprio nella carne, cioè dentro la realtà che la risposta è data, il fatto di Cristo, l'esistenza di Dio nella carne, disegna il volto di questa emergenza del divino nella storia. Da quel momento, per l'occhio e per il cuore dell'uomo che incontri quel fatto, la certezza non può più venire meno. Sotto questa luce, tutto per me si colora di analogia col rapporto che ebbi con mio padre e con mia madre. La figura di mio padre domina la mia vita. Come quando risolveva in 2 minuti tutti i problemi di casa, cantando un pezzo d'opera. La donna è mobile, qual piuma al vento. Lui cantava e tutto si risolveva positivamente, non per incanto, ma per virtù. Anche per questo ho un debito di riconoscenza verso i grandi della lirica. Thank you.
Se la Madonna avesse potuto ascoltare l'incompiuta di Schubert, cosa avrebbe sentito o risentito in sé? Con che grande e semplice compassione avrebbe inteso il grido dell'uomo che è come se non fosse, perché non è compiuto e non sa da che parte andare? E come si sarebbe lasciata andare con dolcezza al secondo movimento della sinfonia, ad ogni accento e ad ogni apertura verso una possibilità che non può dipendere dall'uomo, ma che è nel cuore stesso della promessa di Dio o della consistenza della vita che Dio ci ha data, come ci suggerisce l'orazione che dà il tema a una liturgia. Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. La Madonna avrebbe percepito il profondo significato di valido e di santo e sarebbe rimasta nel suo solito silenzio senza confine. Senza di te nulla esiste, perché ciò che esiste veramente è valido e santo. Questo è il pezzo più famoso di Schubert, ma anche il più grande. È incompiuto come brano perché materialmente non fu portato a termine per la sua morte, ma l'incompiutezza della vita è anche il tema reale della sinfonia.
Thank you.